Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno, questa settimana ci troviamo ad Albino qui per parlare della polemica innescata settimana scorsa dal ministro Poletti che dice riguardo alle ferie estive, alle vacanze estive degli studenti che 3 mesi di vacanza sono troppi, andrebbero magari un po' scaglionati, ma soprattutto andrebbero utilizzate quelle pause estive per fare qualche lavoretto, qualche stage per i ragazzi, per farli ingranare anche nel mondo del lavoro. Secondo voi sono parole sbagliate queste? In effetti sono troppi 3 mesi di relax per i nostri ragazzi, oppure è giusto che si debbano e si possano riposare per 3 mesi i nostri studenti? E allora andiamo adesso qui ad Albino, al mercato, a raccogliere le interviste su questo argomento. Ha visto, 3 mesi di vacanza sono troppi per i ragazzi. Sarebbero troppi per chi non ha la possibilità di tenere i bambini a casa, che sono quelli che lavorano. E infatti quello dicono. È quello il discorso. Dopo magari non saranno neanche troppi per loro. Indubbiamente. Beh, per i ragazzi di sicuro ragazzi magari ne vorrebbero anche 4. Però per i genitori che non hanno nessuno che tengono i bambini è un po' un disagio. Lo chiedo a lei perché vedo che sì, questo qui è un nipotino, questo no, non va a scuola ancora, cioè, ma l'altro va a scuola quando è a casa, perché tra l'altro adesso è a casa la nuora, ma altrimenti sarebbe un po' di... Ma altrimenti beati chi c'ha i nonni. Sì, sì, tra l'altro se ci fossero quelli, beati chi li ha inventati, dai. Quanto lavora lei? Io non... Quanto fa da babysitter? Ma io faccio poco perché la nuora è a casa. Così saltuariamente, quando capita che abbiamo voglia di andare a prenderlo, andiamo a prenderlo e lo prendiamo. Certo, ma non è che chiamiamolo un obbligo. No. Quelli che lo hanno lì, quelli che hanno l'obbligo, certo, nel senso il piacere, nel senso, perché poi piacere, la parola, che li tengono o sono incoscienti o non si rendono conto, perché averne due tutto il giorno si deve diventare matti. 3 mesi di vacanza, troppi. E quindi? E quindi cosa facciamo? Una bella riforma? Sarebbe l'ideale. Tu che dici? Lei quando andava a scuola quante ne faceva di vacanze? 2 mesi e mezzo, normale. Come si fa anche oggi? Come normalmente si fa. E cosa faceva per riempire tutta l'estate? Allora, avevamo la fortuna di andare un mese al mare e un mese in montagna. E quindi diciamo che la vacanza a casa ci rimanevi proprio poco, invece adesso un po' le cose sono cambiate. Quindi se le ricorda con piacere allora le sue molto, vacanze? Molto, molto volentieri. Anche perché i sacrifici che facevano i genitori una volta non sono come quelli di adesso. Però. E quindi lavorare poco lei durante l'estate? Beh, diciamo che il lavoro bisogna comunque mantenerlo, se devi dargli un tenore quando, di vita. Quando lei andava a scuola d'estate? Al lavoro per niente poi. Per niente? No, assolutamente no. Perché adesso i genitori tendono a mandare d'estate i ragazzi a lavorare, fanno bene? Non sono proprio dall'idea, anche perché visto che studiano 9 mesi all'anno, secondo me dargli anche un po' di spazio nella propria libertà di svago è giusto. Quindi un bel 3 mesi a far niente? No, 3 mesi no, però diciamo il giusto periodo, okay. Anche perché non è che poi finiscono gli studi e poi sono completamente a casa, perché c'è anche chi viene rimandato e quindi devi mettersi lì e studiare ancora. Vabbè, ma guardi che poi a settembre tornano e non si ricorda più niente a nessuno. Non è proprio del tutto così, però vabbè, ognuno ha poi la sua idea. Perché? Poverini, lavorano come dei matti tutto il vero. Io ne volevo fare 6 o 7 di mesi di vacanza, ma no. Beh, ovviamente l'unico problema è che quando arrivano a fine vacanze non si ricordano più niente. Devono ripartire da zero prima che ritornino a ingranare, arriva Natale. Anche perché così facciamo lavorare un po' di più gli insegnanti? 3 mesi pure perché c'è qualche insegnante qui? No, non so. No, beh, direi che secondo me, magari scaglionati nell'anno, non tutti insieme, secondo me potrebbe creare dei problemi alla gestione delle famiglie, però penso che si abituino, non credo. Sai che quante settimane fanno di vacanza in Inghilterra d'estate? Ma molto, molto meno. Credo. 6 settimane. Sai quante ne fanno in Italia? 13. È il doppio. Sì, anche quasi il triplo, sì. Sì. Esatto. Il doppio, ovviamente, sì. Forse direi che quindi... Devi andare a lavorare? Poverini, no, piccolini, no, dai. No. Io ne ho uno che ha 10 anni, no, facciamolo fare a scuola, dai, che va bene. A scuola e poi l'estate il tuo si diverte. Sì, speriamo di sì. Non lo manderai appunto quando avrà l'età, 14, 15 anni, 16 anni?
Non lo so, dipende dall'esigenza, c'è il problema che uno non può stabilire a priori, certo. Cioè se ci sarà l'esigenza che bisognerà lavorare, ovviamente mi auguro che gli insegnamenti del tirare le maniche su e vedersi da fare, questo senz'altro è assolutamente. Ma comunque non lo obbligheranno, gli direi vai a lavorare! Beh no, vedremo insomma, cioè, no, sì, è tutto un discorso che bisogna capire nel momento cosa succede, com'è, quando e perché, anche perché non trovano da lavorare neanche quelli che devono lavorare, figurati quelli piccoli. Quindi. Ma meglio mandarlo a lavorare con qualcun altro o col papà? Con qualcun altro. Troppi? Troppi, troppi, troppi. Lo dice anche il ministro, sa? Sì. Cosa facciamo, li mandiamo a lavorare? No, non c'è nemmeno per noi il lavoro, si figuri. Così sì. Facciamo fare allora sti ragazzi? Studiare. È l'unica cosa che possono fare al giorno d'oggi. E quindi ancora a scuola? Ancora a scuola. Anche minimo tutto il mese di luglio? Ah beh, se gli va sta bene a loro, perché bisogna sentire anche i ragazzi quello che dicono. Vogliono fare la riforma, a me non l'hanno buttata lì. Cosa ne pensi? No, non mi esprimo perché sarei troppo... Sarebbe troppo sbagliato quello che direi, per cui... Cioè che bisogna mandarli a lavorare, che bisogna mandarli più a scuola ancora anche... Il problema è che in Italia non c'è una cosa che funziona, il problema è quello. Non funziona niente e paghiamo le conseguenze di tutto. Neanche la scuola, secondo te? Neanche la scuola. Dicono che la scuola sia la base purtroppo per abbiamo, creare una società. Purtroppo abbiamo degli incompetenti al governo, ma non solo da quest'anno, da parecchi anni. Ti vedo abbastanza inviperito. I risultati si vedono comunque, non è che come si chiama, sia una cosa che penso solo io. Vedono dai risultati. Allora mi fai tre cose che subito servono da cambiare. No, bisogna, cioè, non è che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, certo. Per cui basterebbe vedere almeno qualche atteggiamento positivo verso chi ne ha bisogno, insomma. Ma dici che Renzi con il suo fare facciamo... Che è, ma sono tutti uguali, Renzi, Salvini, Bersani, possiamo dire di tutto e di più, cioè, destra, sinistra, centro, sono tutti uguali. Quindi niente, è arrivato appunto Renzi la nuova ondata. Ma che ondate di cosa? Perdiamo solo tempo a star lì a ascoltare. È arrivato 5 Stelle, niente. Tutti uguali. Quando c'è la nuova Lega con Salvini, niente. No. Ce n'è uno. No, non è fiducia in nessuno. Quando si arriva lì a decidere, non si riesce mai a decidere niente, perché c'è chi ha degli interessi personali perché non le cose stiano come sono. Dopo potrei fare anche altri nomi, altri esempi, però non è... Fiducia zero. No, cioè, lo dimostrino dai fatti, parole avanzano. Anche ancora ieri da una parte dicono che il PIL è aumentato, che i posti di lavoro aumentano, non mi sembra. Mi sembra che siano più aziende che chiudono, sembra tutti i problemi che si creano di conseguenza. No? Si creano sulla scuola, si creano... per le persone, si creano. Io sono uno di quelli per cui... Inviperito. Esatto. Tre mesi di vacanza per gli studenti. Sì. Il ministro Poletti ha detto, un po' troppi, bisognerebbe fare una bella riforma. Ma forse basterebbero due, forse. No, in Germania il primo settembre là la scuola inizia in Germania. Come fai a saperlo? Lo so, perché qui conosco tanti tedeschi. Ah. Non so. Perché vai in Germania. No. E pensa a te che siamo quelli, addirittura in Danimarca, in Germania, nel Regno Unito, d'estate 6 settimane di vacanza. Un mese e mezzo. Esatto. Chiede è troppo vacanza. Cosa facciamo, li mandiamo a lavorare? Li teniamo un po' di più a scuola? Insomma, tenerli un po' di più a scuola magari. Tu cosa facevi d'estate? D'estate? Io andavo sempre al mare a prendere il sole. Perché io lavoravo col pulmino della scuola, lavoravo io. Sì. Quindi quando la scuola finiva, mese di luglio e agosto partivo e andavo in campeggio al mare in Jugoslavia. In Jugoslavia. Per questo che là ho conosciuto, cioè tanti tedeschi, che conosco tanti tedeschi. E dopo loro mi dicevano queste cose della scuola, così certo, di tutto. Certo. E hai passato delle belle estate allora. Sì. Beati quei tempi, purtroppo. Adesso bisogna dire così, beati quegli anni. In Italia 3 mesi di vacanze in estate. No, in no, Francia? No, vi giuro. Oui, toujours adesso. Je reste 8 jours en Italie. E basta? Basta. E poi dove va? In Francia. In Francia? Più bello in Francia o in Italia? No, dipende. Più bello qui. Più bello qui? Ma anche voi avete la Pasqua? Pasqua sì, sono ici la Pasqua. Ah, la fa qui? La Pasqua la fa qui. Vive la Pasqua! Vive la Pasqua, okay. Allora.
Cosa possiamo dire? Io ricordo con estremo piacere i 3 mesi delle vacanze. Ci credo, voglio vedere. Andavo a scuola, adesso poi entrare nel merito, io ho un bambino che è ancora piccolino, quindi non so bene magari quanto possa essere nella parte della ragione il ministro. Però ti ricordi quando tornavi a scuola che non sapevi più nulla? Ma diciamo che facevo sempre il rush finale degli ultimi giorni per ripassare il tutto e poi come sempre io penso che fare 2 mesi o farne 3 comunque il riprendere sia sempre un po' problematico. Non so poi sinceramente quanto il ministro voglia diminuire, cioè un conto. In Inghilterra fanno 6 settimane, noi ne facciamo 13 di vacanze d'estate. Sì, comunque credo che anche dopo 6 settimane insomma il cervello deve essere rimesso un po' in moto, quindi... Io lo so perché iniziavi a studiare a settembre, perché eri perennemente rimandata. Guarda, devo dire di no, devo dire che con la scuola me la cavavo bene comunque. La secchiona? No, diciamo che studiavo il giusto. Okay. Comunque ecco, me la spassavo anche i tre mesi di vacanza. Ah, quindi diciamo... mi vuoi dire che non andavi a lavorare? No, ero fortunatissima e no. Non ti mandavano. Avevo i genitori che veramente mi graziavano e devo dire che poi avendo lavorato e avendo poi fatto, sai, magari massimo le 2 settimane estive, insomma, con un po' di malinconia rimpiango quel periodo, però è stato giusto, dai, mentre l'ho vissuta è andata così. Le vacanze d'estate, 3 mesi di vacanze, dicono che sono troppo per i ragazzi. Assolutamente no, hanno diritto anche loro di riposare e di staccare un momento dai loro impegni e io sono sempre stata di questo parere. Ho capito, ma 3 mesi uno arriva a settembre e non si ricorda più niente. Anche... No, non è vero, perché comunque hanno i loro compiti assegnati anche durante le vacanze. Sì, e quindi hanno diritto un momento di staccare e di riossigenarsi per poi riprendere alla grande. Lei parla così perché è un insegnante? No, io parlo così perché sono mamma. E i suoi figli cosa fanno d'estate? Sono contenti. Allora, d'estate i miei figli... Ma perché sono contenti di fare 3 mesi di vacanza? No, questo è sicuro. I miei figli sono stati sempre anche loro di questo parere e io sono soddisfatta, li ho goduti durante l'estate quando erano più piccoli, hanno sempre fatto i loro compiti, hanno fatto le vacanze con i genitori e nel senso sottolineo che quei 3 mesi me li sono goduta anch'io insieme a loro. Perché è giusto che trascorrino anche del tempo con la famiglia. Cosa faceva quando erano piccoli da mattina a sera? Cosa si inventava per farli tirare sempre? No, non ci sono problemi, nel senso facevo le mie passeggiate, uscivo con la bici, facevamo i nostri giri e ci si organizzava delle gite con gli amici oppure anche a casa tranquillamente, ce n'era di idee insomma non da sfruttare. Non è una di quelle mamme che per la serie piazza davanti i bambini alla console dei videogiochi? Assolutamente no, assolutamente ci sta anche quello, ci può stare, ma non assolutamente non tutto il giorno. Quindi 3 mesi di vacanza. Io sono favorevole, ripeto. E guai a cambiare. Sono convinta, per me dovrebbe rimanere, la mia esperienza è stata buona e positiva e quindi ribadisco, per me i 3 mesi sono giusti. Devono avere le ferie loro, no? Non sono un po' tante. No. Che poi arrivano a settembre e non si ricordano più niente. No, va bene così. Tu quante ne facevi ovviamente 3 mesi? No, mi sembra che anche di più. Ah, ecco. Perciò e come li passavi? Lavorando? Certo. Il giorno dopo? Certo, bisogna fare i lavori. Lavori, vai a fare i stage, vai a fare le cose, allora lavori. Ah, questa sarebbe una cosa da fare anche per gli studenti di oggi? Sì. Quindi non lasciarli, tra virgolette, alla zona? No, non a divertirsi tutta l'estate, ma però bisogna anche lavorare. Quindi consiglio, va bene, un mese magari di vacanza o anche di meno? No, un mese di vacanza, 2 di lavoro, così si comprano le cose. E non stanno sulle spalle dei genitori. Ah beh, quello è importante. Ha sentito? Cosa? 3 mesi di vacanza. Chi lo fa? Troppi, gli studenti. Sono troppi? Troppi, dipende, se hanno lavorato tutto l'anno, direi che... Se hanno studiato allora potete andare in vacanza, se avete l'azzornato... Sarebbe giusto farne ancora. Lei quando andava a scuola quante ne faceva di riposo e di lavoro? No, beh, lavoro giustamente bisognava studiare e studiavo bene e poi vabbè si finiva a metà giugno. No, secchiona no, però mi arrangiavo. Ottimi voti. Ottimi, direi proprio di sì. E poi quando arrivava giugno cosa faceva? Beh, giugno poi si andava in vacanza e si riprendeva a settembre allora. Metà settembre, 9-10 settembre. E quindi mi vuol dire tempi. Che da giugno al 10 settembre cosa faceva? Vabbè. Si faceva vacanza. Nulla! Nulla, vabbè, si aiutava sempre la mamma a casa. Si aiutava la mamma. Faceva qualcosa anche. Ma quindi non la mandavano a lavorare in qualche negozio, in qualche ristorante? Ai tempi no. No.
Quindi si ricorda... Poi io vengo dalla Sicilia, giù là non è che non sono proprio bergamasca. Quindi in Sicilia cosa si fa? Là il lavoro già ce n'è poco. Quindi in pratica non solo non fanno niente gli studenti l'estate, ma anche quelli più grandi. Ma anche quelli più grandi, peggio ancora. No, beh, comunque le mie figlie quando c'erano le vacanze andavano, si davano da fare, andare in qualche bar, andare in qualche ristorante. Sì, sì. È la mamma che la zarnava? No. Beh, allora erano altri tempi, dico, poi essendo giù in Sicilia la vita era diversa, insomma, certo. Il lavoro era quello che era. E... Ed è stato con le figlie, quanti anni hanno le figlie, hanno finito la scuola? Sì, una si è laureata, l'altra si è laureata, tutte e due, una 37, una 33, e... sì, sì. Hanno sempre lavorato nelle vacanze, anche quando andavano a scuola all'università, si pagavano loro i loro studi, hanno sempre fatto loro per, sì. Ma perché c'è babbo che le spingeva a lavorare? No. Fosse stato per la mamma, le aveva detto no, poverine, riposate, poverine, che siete stanche. No, 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 anzi era la mamma che, no, no, perché giustamente bisogna capire cosa vuol dire il lavoro e guadagnarsi quello che è, perché se volevano andare avanti all'università la possibilità era quella che era, perché lavorava solo mio marito. E allora, essendo la possibilità quella che era, bisognava darsi da fare loro. 3 mesi di vacanza d'estate? Sì. Sono un po' troppi? Troppi, una il maestro, sì, il maestro, il ministro dice che appunto sono... Per le mamme è difficoltoso, soprattutto per chi lavora tutto il giorno. Dunque a luglio si manda al CRE. E qui, meno male, beato CRE. Sì, però c'è da dire che anche i CRE costano. Certo. Per me che sono una madre single, il CRE costa tanto, dunque bisogna trovare un'alternativa. E poi agosto, parlo per me ovviamente che lavoro comunque tutto il mese, i bambini si spostano di qua, di là, mamma, nonni, amici, è sempre è troppo. E poi c'è da dire che loro dopo un po' si annoiano. Qualcuno dice che beata noia. La noia non è tempo sprecato, dice la psicologa. Cosa risponde la psicologa? Beh, io sono io ho proprio rapporti con psicologi proprio per mio figlio. E ovviamente loro l'ideale sarebbe fargli fare attività dalla mattina alla sera. Però puoi dedicare a tuo figlio del tempo, che siano quelle 2 orette, però anche loro si devono un po' arrangiare da soli, tipo vabbè, i bambini piccoli sono da seguire, il mio a 7 anni dovrebbe un attimo fare delle attività anche da solo, che siano solo i compiti. E, però, disegnare, che ne so, leggere qualcosa. Uscire in giardino, l'ideale sarebbe stare a casa tutto il giorno e seguirli, ma è impossibile. La realtà è un'altra. È ben diversa, sì. E quindi e tu ti aspetti quando sarà grande, che d'estate, faccio anche qualche lavoretto? Non lo manderai? Beh sì, la tua esperienza ai miei tempi, ecco. Sì, d'estate si aiutava la mamma, si aiutava il papà, mio padre aveva una ditta di traslochi, dunque io andavo d'estate con lui. Non ecco perché ti sono venute queste braccia. No, quella ciccia. Però sì, sarebbe bello ritornare un po' a com'era, insomma. Il mio compagno mi dice sempre, io a 8 anni andavo con mio padre a tagliare la legna d'estate, andavo nei boschi, facevo qualche lavoretto. Adesso la vedo un po' più dura, ma proprio per come sono cresciuti i nostri figli. Stiamo tirando su un manipolo di oziosi, per me, di lazzaroni. Sì. Parlo e lo so, mi rendo conto che è un problema, però da grande si spera di cambiare un po' anche noi, insomma, la mentalità. Troppi, dice il ministro. Perché secondo me sono troppi, ma se fossero, diciamo che su certe scuole, soprattutto le scuole superiori, secondo il mio punto di vista, andrebbero aiutati o incentivati a imparare il mestiere su quello che stanno studiando. Scuole medie è difficile, sono piccoli, ok, ma scuole superiori secondo me 3 mesi, tanto perché io non voglio generalizzare, ma vedo soprattutto lavorando nei trasporti, vado in giro con mezzi e vedo tanti giovani comunque anche in settimana in Bergamo, in giro a spasso, e quei 3 mesi per me si allungano. Cioè secondo me sarebbe utile e comodo che andassero a imparare, non dico proprio dimezzarli, però non so, facciamo una settimana, 2 settimane di prova sul posto. Un po' di stage in giro. Un po' di stage in giro, esatto, esatto. Secondo me sarebbe la cosa utile, perché tanti purtroppo dopo arrivano lì e non sono ancora esperti, dicono come hai fatto 5 anni, 3 anni di scuola, è però questo, è però l'altro, invece incentiviamo i giovani a fare questi stage, insomma, ecco. Anche perché siamo quelli che facciamo più ferie, in Danimarca, Germania 6 settimane, in Norvegia 8 settimane, in Francia, in Irlanda 9 settimane, noi
13. Secondo me sono troppe, poi ripeto, forse quando ero studente andava bene anche a me. Siamo sinceri, siamo sinceri. Però in effetti... qui volevo arrivare, tu cosa facevi d'estate? Predichi bene. No, vabbè, mio padre aveva un'attività di autotrasporti, io andavo con lui, attenzione. Sì, lo seguivo, anche perché avevo passione e mi piaceva. È una cosa che mi piaceva, invece vedo tanti, alcuni ragazzi che oggi studiano e dicono sì, faccio questa scuola, però sembra quasi tanto perché devono farla. E questa è una cosa molto, molto negativa. Tu non passavi le giornate a guardare i cartoni animati o a giocare alle PlayStation? L'ho fatto 8-9 anni, io ho 39 anni, le PlayStation ancora erano, ero lusso, però mi divertivo perché mio papà, facendo il camionista, lo aiutavo anche a scaricare quello, però avevo passione, mi piaceva, insomma, però... Rimpiangi il fatto di non aver passato un'estate al sole? No, assolutamente, perché guarda, finito, adesso sto lavorando, questa settimana in questo caso sono in ferie, sono appena trovato 3 giorni di mare e i miei ritagli, purtroppo, anche per scelta, sono single e faccio quello che voglia, perciò non ho assolutamente problemi. Però secondo me, ripeto, 3 mesi, in effetti noi, nonostante l'Italia sia il bel paese, io non farei cambio con nessuno, però noi purtroppo siamo sempre gli ultimi rispetto ai paesi europei a arrivare, noi arriviamo sempre dopo e questa è una cosa negativa secondo me. 3 mesi di vacanza fate a scuola, giusto? Sì. Sono un po' tanti? No, penso di sì, siamo abbastanza. Ma d'estate tu cosa fai? Lavori? No. Riposi? Riposo. Riposi? Sì. Non lavori? No. Perché? Penso sia meglio riposare sette mesi di scuola, 3 mesi di riposo sia meglio. Ci vogliono 3 mesi? Sì. E poi quando arrivi a settembre non ti ricordi più niente? Inizia a ripassare ad agosto un po'. Tu ripassi ad agosto? Sì. Guardami negli occhi! E inizia a ripassare, sì. Quanto ripassi? Mezz'ora al giorno? No, faccio un giorno alla settimana, penso. Ah. Sei un bravo studente? Sì. Okay. Non sei mai stato bocciato? No. Bravo. Complimenti. Sì. Allora viva le vacanze. Grazie. Che rimangano così e non le accorciano. No, ma io 3 mesi va bene. No. Un giorno cosa c'è? 3 mesi di vacanza, troppi? Dipende, ascolta, sì. Se li fanno sarebbero troppi, io sarei anche dell'idea di che è bello anche che vadano a imparare qualcosa come hanno prospettato, no? Sì. Fare tipo uno stage. Bravissima. Allora, secondo me. Lo sa della cosa, sentito parlare. Beh, ho 3 nipoti per cui bisogna stare aggiornati. Di che età? 22, 18 e 16. Quindi anche in età alcuni sì, scolari. Sì, uno sta facendo un esame stamattina all'università, sì, okay. Uno fa il liceo e l'altro fa ragioneria e vabbè, e dai. Quindi d'estate cosa fanno sti ragazzi? Sti ragazzi, guarda, allora, la ragazza... Non sanno dove sbattere la testa. Sì, è quello. Ha lavorato quello di 17, lavorato col comune quando gli prospettano i 15 giorni che magari vanno a dipingere le barriere, quelle cose, che è una cosa validissima, gli danno tanto, fanno 15 giorni, sono impegnati. Dopo fanno le vacanze, poi certo loro sono contenti. Vabbè, loro sicuramente. A noi ai ragazzi non glielo chiediamo perché si sa che i ragazzi potendo ne farebbero 4 contenti, di mesi. Però non so se è positivo o meno, se è meglio fare delle vacanze più. Lei quante vacanze faceva? Idem come questi? Se penso di sì. E cosa faceva? Lazzaronava? No, niente, perché avevamo un negozio, caro mio, onda è lì a Laura, come? Quindi non se la spassava l'estate in giro con gli amici? No, le mie ferie normali e basta, i ragazzi se la spassano, fanno bene anche loro la sega. Non so se è valido o meno, non voglio dare un giudizio. Secondo me anche fargli fare qualcosa, quella, la prospettiva lì non sarebbe da scartare, però come tutte le cose va valutata bene. Certo. 3 mesi, il ministro ha detto che sono troppi. È un po' sì, troppo, poi così. Io non ne faccio neanche una. Ma lei, ho capito, ma lei non va a scuola. No. E quando ci andava cosa faceva d'estate? Ho iniziato presto io a lavorare, a 14, fino a 14 per vacanza. Da un mese al mare, un mese in colonia. Che botepe. Poi a 14 anni ho già iniziato a lavorare. Come si ricorda quelle vacanze estive? Con piacere oppure avrebbe preferito fare altro? No, con piacere. Bello far niente. Quello sì. Quello sì. Dicono che forse basterebbero anche un po' meno ferie e un po' di più di lavoro d'estate. Forse un po' più scaglionate. Come fare in Inghilterra? Un po' più scaglionate d'estate, poi lasciare un po' perdere, proprio di tagliare drasticamente.
Dicono che dopo, quando tornano dopo 3 mesi di riposo, quando tornano a scuola a settembre, per ricominciare con i ritmi, è un macello. Ma però hanno bisogno, perché io vedo mio figlio, l'altro mio figlio che ho. Che... Quanti anni ha? 14. Ah. È già stanco. Come si stanca? Già col tempo così, lui vorrebbe già Ma sai com'è aprile, dolce dormire? Ma però io penso che un po' più scaglionata andrebbe un po' più bene. Dopo 3 mesi sono un po' tanti. Però agosto penso che... ai miei tempi iniziava il 4 di ottobre, mi ricordo che il 4 di ottobre si iniziava, sì. Ma lo manderà a fare qualcosa d'estate suo figlio? L'altro sì, se riesce, perché è ancora giovane, 14 anni, sì. Però qualcosina riesce a fare. Perché lui sta facendo una scuola di operatore agricolo, ha passione per le mucche, per il giardinaggio, per la natura in se stesso, allora qualcosa riesce a trovare. Va bene, bene. Allora d'estate si manda... C'è qualche bestiola? Più che altro è questo che è a casa. Questo, fa questo! Questo a casa fa niente, questo. Di lavoro. Io sono in cerca di lavoro, sì. Ed è duro oggi trovarlo? Sì, è durissimo. Niente. E quando andavi a scuola? Quando andavo d'estate a scuola, cosa facevi? D'estate, niente, sempre a casa. Relax! Relax. È tutto per questa settimana per il nostro Sasso nello Stagno che abbiamo registrato al mercato di Albino in questa fantastica giornata di sole. Grazie a voi che avete seguito la nostra trasmissione, grazie a chi ha risposto alle mie domande, oggi dedicata al tema dei mesi di vacanza troppi per il ministro Poletti, 3 d'estate per i nostri studenti. Grazie anche a Riccardo Ravez, ovviamente, che si è curato del montaggio e delle riprese del Sasso nello Stagno. E se avete voi un tema da suggerire per la nostra trasmissione, scriveteci una mail a info@antenna2.it o telefonateci 0346 20280. E da Tony Tranquillo, buona settimana a tutti.